Buongiorno ragazzi, benvenuti su questo canale. Questa è una lettura per il segno del leone, valida dal 1 al 15 di maggio del 2018. Vi ricordo che è una lettura generica, potrebbe non risuonare con tutti voi. In questo caso vi invito a guardare le letture del vostro segno ascendente o della vostra luna. O se preferite potete scrivere un'email all'indirizzo vocidagliangeli@gmail.com per avere una lettura privata. Ma cominciamo subito. Allora, vediamo, situazione generale nella quale si trova la vostra relazione al momento è l'asso di coppe. Bellissima carta perché l'asso di coppe rappresenta l'amore. L'amore in tutte le sue manifestazioni e in tutte le sue sfaccettature. Ecco che mi sa che in queste 2 prime settimane di maggio verranno appunto il fulcro di tutto, saranno proprio i sentimenti. Verranno messi in gioco i sentimenti della relazione, verranno tirate fuori probabilmente varie cose relative alle emozioni che provate in questo momento ed entrambi i due partner si troveranno ad analizzare i propri sentimenti. Ma vediamo, la vostra colonna per il segno del leone e la colonna per il vostro partner o per la persona che state frequentando al momento. Anche se vi ricordo, a volte le colonne risultano invertite, quindi qualcuno di voi potrebbe ritrovarsi qui. Ma iniziamo. Allora, come voi vedete, la persona con la quale state in questo momento è un 10 di coppe rovesciato. Allora, il 10 di coppe è generalmente una bellissima carta perché rappresenta la pienezza della relazione, almeno la pienezza dal punto di vista emotivo. In questo caso però è rovesciata, quindi ecco che qualcuno di voi potrebbe avere la sensazione che manca qualcosa, la sensazione che il vostro sogno non si riesce a realizzare completamente. Per le coppie magari che stanno assieme già da un po' di tempo, questa carta potrebbe rappresentare alcuni problemi che minano la stabilità della relazione o il fatto che alcune promesse che erano state fatte non sono state esattamente mantenute o comunque che la relazione non sta andando esattamente come speravamo. Cosa voi provate per il vostro partner è il cavaliere di spade alla rovescia. Cavaliere di spade alla rovescia è una persona che vorrebbe dire delle cose ma non le dice. È una persona che potrebbe anche non essere troppo gentile nel parlare e nell'esprimersi. Magari qualcuno che tende a volte anche al predominio sugli altri, qualcuno molto impulsivo, ecco, imprudente a volte, molto caparbio. Ma vediamo il vostro partner invece come vi vede come la regina di coppe. Ecco, bello, molto bello, perché il vostro partner vi vede come la persona che in questo momento custodisce la stabilità della relazione. Vi vede come una forte energia femminile, abbastanza matura, capace di dare stabilità, radicamento alla relazione, capace di gestire le cose più materiali, più pragmatiche della vita. E cosa prova per voi è la regina di spade. La regina di spade, cosa prova per voi? Ecco, sembra che in questo momento nella vostra relazione ci siano un po' di difficoltà comunicative, ci siano incomprensioni, proprio dal punto di vista puramente dialettico. La regina di spade è la persona molto intelligente, molto vigile, la persona che riesce a vedere i problemi dal di fuori con un certo distacco, ad analizzarli e riesce a trovare le parole giuste per portare avanti una discussione. È una persona che non accetta compromessi, sa cosa gli piace, sa cosa non gli piace e lo esprime. Quindi ecco, quello che vedo è che con il cavaliere di spade alla rovescia e la regina di spade, qui sembra che uno di voi due non sia in grado in questo momento di esprimere totalmente quello che prova, i suoi bisogni, come se ci fossero dei blocchi, dei motivi per cui questo non sembra il momento giusto per esprimersi, e l'altra persona invece sente il bisogno di un'espressione un po' più diretta, un po' più pragmatica. Beh, andiamo avanti. Come voi vedete voi stesso come un 6 di bastoni? Molto bello, perché il 6 di bastoni è la persona che conosce i suoi obiettivi, che va diritta verso gli obiettivi, che sa come portarli avanti, la persona che va vittoriosa verso la vincita, verso il trionfo.
cosa potete voi fare o dare al rapporto la carta della giustizia. Sembra che il vostro compito in questo momento sia creare l'equilibrio nella relazione, prendere coscienza della situazione in cui vi trovate in modo chiaro, in modo obiettivo, guardare la situazione, voi riuscite in questo momento a guardare la situazione come una proiezione di voi stessi, cioè riuscite a comprendere che in base a quello che date ricevete, in base a come vi comportate dall'altra parte c'è una reazione. Quindi quello che potreste o potete fare in questo momento per la relazione è comprendere che dipende molto da voi, perché in base a come voi vi comportate, in base a come voi parlate, avete un riscontro perfettamente equilibrato. Quindi se manca qualcosa è perché voi non siete in grado di chiederla, se c'è qualcosa è perché voi la provocate. Ecco, sembra quasi che voi dobbiate prendere coscienza di questa dinamica al momento, come l'altra persona vede se stessa come un due di coppe rovesciato. Quindi in realtà l'altra persona in questo momento vede se stessa in una posizione difficile, perché sembra che appunto per via di questi problemi comunicativi manchi l'intesa, manca al momento la complicità, manca la capacità di comprendersi a fondo e di trovare una sintonia reale. La sintonia c'è, ma è esteriore. Interiore in realtà, interiormente in realtà si muovono varie cose che sembra non vadano esattamente come dovrebbero andare. Potrebbe non esserci nulla di sbagliato a priori, ma probabilmente è sbagliato il modo in cui voi vi approcciate l'uno all'altro, perché questo porta appunto a varie incomprensioni e porta anche ad una sensazione di separazione, come se l'altra persona in questo momento si sentisse emotivamente distaccata da voi. Cosa potrebbe fare o dare al rapporto? Abbiamo il Fante di Denari. Il Fante di Denari è un approccio un po' misero, un po' infantile, ecco, cioè questa persona al momento vede di fronte a sé degli ostacoli che non riesce a superare. Magari ha la sensazione di sprecare energie, ha la sensazione di fare tanto, ma di non riuscire ad ottenere in cambio quello che vorrebbe, quindi un utilizzo sbagliato delle proprie energie che vengono disperse, probabilmente perché manca una linea di condotta efficace. Ma come voi vedete il rapporto, come un due di spade rovesciato, non avete voi in questo momento non avete in questo momento le idee molto chiare sul rapporto, ecco, non su voi stessi, perché su voi stessi sì, le avete chiarissime, ma sul rapporto sembra che ci sia qualcosa di poco chiaro. C'è qualcosa che non vi convince, qualcosa che non torna, non riuscite a decidere, non riuscite a decidere qual è la linea comportamentale più adatta alla situazione. E cosa vorreste, infatti, dal rapporto è il diavolo alla rovescia, cioè quello che voi desideriate è che se per qualcuno di voi, ecco, adesso andiamo a parlare un po' in generale di quali sono le varie possibilità. Se qualcuno di voi vive la relazione con una forma di dipendenza di qualunque tipo, che può essere una dipendenza per esempio economica, nel caso in cui uno dei due lavora e l'altro no, e allora l'altro si sente dipendente economicamente, materialmente, oppure può essere una forma di dipendenza sessuale, oppure può essere una forma di dipendenza da qualunque altra cosa, ecco, cosa voi vorreste dalla relazione in questo momento è che qualunque forma di dipendenza ci sia venga annullata. Lo scioglimento appunto di questo legame che non è proprio sano. Come vede il vostro partner il rapporto? Come un quattro di spade alla rovescia. Probabilmente il vostro partner vede in questo momento, percepisce una critica o un'autocritica eccessiva. Percepisce un momento in cui non si riesce ad accontentare l'altra persona. Magari in questo momento il vostro partner si sta autoimponendo delle regole restrittive per cercare di funzionare certe dinamiche. Magari può sembrarvi anche un po' arido nelle manifestazioni,
nelle manifestazioni affettive, o probabilmente sta solamente cercando di muoversi in un modo prudente, saggio, visto che non sa neanche lui esattamente qual è la strada migliore. Si sta sforzando, magari cercando di produrre un cambiamento e di recuperare ciò che ha perduto. Quindi potrebbe sembrare sentimentalmente freddo. Cosa vorrebbe da voi o dal rapporto la carta dell'eremita? Ecco, sembra che il vostro partner senta il bisogno di un po' di solitudine al momento. Magari non può averla nel caso di coppie che sono sposate o nel caso di coppie che convivono. Però c'è un profondo bisogno di solitudine, di pace interiore per riflettere e per riuscire ad analizzare bene la situazione. Come se qualcosa fosse stata fatta magari in un modo inizialmente troppo superficiale, troppo frettoloso, i risultati non sono stati esattamente quelli che si volevano e adesso bisognerebbe un attimino prendere spazio dentro se stessi per rivedere che cosa c'è che non va, che cosa bisognerebbe fare in modo diverso, ecco. Sento in questa lettura un profondo bisogno di autoanalisi. Ma vediamo qual è il consiglio degli angeli per queste prime 2 settimane di maggio. La guerra. Lascia che pietà e desiderio di pace ti guidino nella lotta. Ecco, se questo è un momento in cui si rischiano delle liti, si rischiano dei malumori o delle crisi, cercate di focalizzarvi sul vostro desiderio di pace, perché più voi desiderate la pace, più trovate dei canali di comunicazione che vi portano appunto a gestire la situazione in modo pacifico. La guerra va bene, se è necessaria, ci sono delle fasi della vita in cui si va in guerra. Fanno parte del ciclo della vita, ci passiamo tutti, però la cosa importante è come si affrontano le fasi di guerra. Si possono affrontare con aggressività, con ostilità, oppure, soprattutto nel caso di una relazione di coppia, si può accettare la situazione e si può cercare di affrontarla in un modo saggio, pacato, soprattutto facendo costantemente una profonda autoanalisi, in modo tale da non essere mai eccessivi, da riuscire sempre a trovare l'equilibrio. D'altronde, qui avete voi la carta della giustizia, quindi cosa potete fare o dare al rapporto è proprio questo. Il vostro ruolo adesso è trovare l'equilibrio. Bene, ragazzi, se volete una lettura privata potete mandare un'email all'indirizzo vocidagliangeli@gmail.com, altrimenti ci vediamo alla prossima lettura.